Sì, la vedo. Perfetto. Grazie intanto ai partecipanti a questo incontro che è stato promosso da un'iniziativa che è stata proposta da Davide Mignaggi, che ringrazio molto e che, come tutti sanno, da molti, molti anni, dedica attenzione a questo tema della diaspora ebraica. Delle comunità ebraiche del mondo arabo e della loro diaspora. Ringrazio il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, che tra l'altro è stato, come sappiamo tutti, corrispondente anche in Israele, oltre che negli Stati Uniti, quindi ha un'esperienza e una conoscenza diretta del mondo israeliano e del mondo ebraico. Ringrazio Mario Giro, già vice ministro degli esteri, che da anni segue le vicende del Mediterraneo e del Medio Oriente. Ringrazio Mirella per essere con noi. Credo che la cosa migliore sia di cominciare dando la parola a Davide, perché essendo lui l'autore, diciamo, di molte ricerche, iniziative di discussione e di confronto su questi temi, può ben, diciamo, introdurre la discussione richiamando quali sono gli elementi fondamentali di questa sua attività di ricerca e di ricognizione e poi ne ragioniamo. Sottolineo soltanto un dato politico di grande rilievo, e cioè questa riflessione nostra cade a poche settimane dalla conclusione degli accordi di Abramo e quindi diciamo, dall'apertura di una fase nuova nelle relazioni tra lo Stato di Israele e una parte del mondo arabo. Segnatamente, come sappiamo, gli Emirati Arabi Uniti hanno sottoscritto l'accordo, diciamo, a cascata lo ha fatto Bahrain, sono intervenute nuove relazioni con il Sudan, con il Marocco, l'Arabia Saudita autorizzato il sorvolo del suo territorio alla compagnia El Al. Insomma, ci sono tutta una serie di fatti che a partire dagli accordi di Abramo sono venuti concatenandosi. Quindi è una fase, diciamo, di grande movimento nelle relazioni tra lo Stato di Israele e il mondo arabo, o almeno una parte del mondo arabo, perché sappiamo poi che questi accordi di Abramo sono invece contestati, diciamo, soprattutto dalla componente sciita, diciamo, del mondo arabo. In ogni caso, certamente siamo in uno scenario in movimento. È uno scenario in movimento che, tanto più dopo l'elezione del presidente Biden, il quale ha riconfermato come uno degli impegni principali dell'azione del Mediterraneo, degli Stati Uniti in quello scacchiere, di voler rilanciare un'azione per una soluzione, diciamo, dell'annosa questione palestinese e delle relazioni tra la questione palestinese e lo Stato di Israele. Mi fermo qui e darei la parola a Davide. Sì, grazie Piero. Io ringrazio tutti i presenti Devi che hanno. guardare la telecamera un po' bene, se no ti vediamo male. Devi Perfetto. spostare a Ecco, sinistra. grazie. È un problema di tutti Centrarla noi, di più. spostarsi a Centrarti sinistra. di più. Ecco così, perfetto, faccio anche il regista. Non Avanti. male. Ma questo tema mi occupa da tanti anni, sia per aspetti biografici legati alla mia storia personale, nella mia famiglia. Nella storia della mia famiglia ci sono stati tre pogrom nel giro di 22 anni. Per fortuna noi siamo usciti illesi, ma hanno segnato profondamente la vita di un'intera comunità. Ma ho voluto approfondire questi aspetti avendo come riferimento una bella lettera che Freud scrisse a Thomas Mann nel 1935, in cui faceva presente che le parole del poeta sono azioni. E che invitava Thomas Mann a non dire mai nulla nella sua vita di cui potesse un giorno vergognarsi. Non era riferito esplicitamente a Thomas Mann, che ebbe un impegno considerevole nella lotta contro l'antisemitismo in Germania, ma è un appello di una comunità della cultura, di una repubblica delle lettere che non utilizza le armi, ma la parola e il dialogo per parlare. E che ho assunto come riferimento nella mia vita di non dire mai nulla di cui potermi mai vergognare con i miei figli o i miei nipoti, qualora no, fossi già morto.
è un impegno etico che dobbiamo mantenere. Ovviamente qualunque comparazione con quello che è accaduto in Europa negli anni 30 sarebbe una forzatura inaccettabile, però la storia degli ebrei del mondo arabo è una storia da raccontare che si scontra con una narrativa che si è imposta, la narrazione terzomondista, ha oscurato la specificità di una storia e l'ha derubricata a conseguenza del conflitto arabo-israeliano. Gli ebrei del mondo arabo vivevano talvolta anche a 1000 chilometri, anche di più, dalle aree del conflitto medio orientale e non ne erano parte, erano ostaggi di un mondo arabo che già in partenza, per una serie di concatenazioni storiche, aveva visto formarsi e coagularsi un rifiuto simile in parte al rifiuto antimodernista che si è verificato in Europa in conseguenza dei processi di emancipazione. Ovviamente si tratta di una analogia, ma è molto importante. Come legato all'arrivo degli europei nel mondo arabo, con tutte le contraddizioni, perché gli europei portavano anche l'antisemitismo europeo in quelle aree, le cose sono contraddittorie. Pensate ai comunardi di Parigi del 1870 che si rifugiano in Algeria e molti di loro portarono con sé pregiudizi antiebraici che attivarono all'interno dell'Algeria francese dell'epoca, francese nel senso che era territorio d'oltremare. Quindi abbiamo un processo contraddittorio in cui c'è il vecchio antisemitismo cristiano radicato nel mondo arabo, ma un antisemitismo islamico che è stato largamente derubricato e che in concatenazione con la radicalizzazione nazionalista e religiosa contro la presenza europea ha utilizzato gli ebrei come capro espiatorio. È un processo poco conosciuto, io l'ho denominato colonialismo interno, un processo storico di lungo periodo che nel giro di pochi decenni ha visto sparire tutte le comunità ebraiche del mondo arabo, salvo poche isole, e anche con una profonda identificazione degli ebrei con Israele, con lo Stato di Israele, con la politica di Israele, con una conseguente demonizzazione che è andata crescendo quanto più erano assenti gli ebrei nel mondo arabo. È un processo complesso, difficile, e nel libro che ho curato insieme al mio amico Jacques Rumani e alla moglie Judith Rumani, abbiamo cercato di esemplificare attraverso un case study, cioè il caso degli ebrei di Libia, che è una comunità specifica. L'85% della comunità tra il 48 e il 51 è emigrato in massa in Israele, ha ricostituito lì la sua esistenza e ha subito un violento pogrom nel 45. Negli anni precedenti ci sono state le persecuzioni razziali, le deportazioni nel deserto, le deportazioni a Bergen-Belsen avvenute dopo il 43, ma la deportazione in Italia per una fascia della comunità ebraica con passaporto inglese è avvenuta prima in vari campi italiani, e i protégé francesi furono deportati in Tunisia dove subirono conseguenze nefaste, e una intera comunità di Bengasi fu deportata nel campo di Jato. Quindi ci sono state una serie di concatenazioni di traumi cumulativi che all'indomani della liberazione, quando la speranza di un cambiamento fu grande, vide invece precipitare i rapporti con la comunità maggioritaria, con la maggioranza islamica, e vide nel 45 l'esplosione di un violento pogrom. Ma noi ne vediamo altri nel mondo arabo, basti pensare a quello che è successo in Iraq con il colpo di stato filonazista di Rashid Ali, oppure alle trasmissioni in lingua araba di cui ho non le minute ma i riassunti delle minute, che venivano fatte da Radio Berlino e da Radio Bari e che hanno contribuito ad avvelenare i rapporti tra la maggioranza islamica e le minoranze ebraiche nel mondo arabo.
Qui non ho una storia da raccontare che si scontra con una narrazione che ha, come dire, privilegiato il dramma vissuto dai profughi palestinesi nel corso della guerra arabo-israeliana, che fu una guerra di aggressione della coalizione degli stati arabi per distruggere Israele prima che nascesse o appena era nato. Mentre nel caso degli ebrei del mondo arabo si trattava di una minoranza oppressa, di una minoranza tollerata, che è pacifica, fondamentalmente non legata ad alcun conflitto. Questo è un dato oggettivo da non trascurare. Ora, giustamente Piero Fassino ha citato gli accordi di Abramo, con tutte le contraddizioni di questi accordi, con tutti i limiti, con tutte le complicazioni, e mantenendo viva la speranza di una composizione politica più ampia del conflitto medio orientale, che veda svilupparsi legami pacifici con tutte le popolazioni dell'area e una composizione politica anche in relazione al conflitto israelo-palestinese. Ma mantenere, come dire, pulite le parole, curare le parole come si curano le persone quando vivono un disagio psichico oppure sono attraversate da psicopatologie, come purtroppo accade talvolta anche in politica, può costituire, come dire, un richiamo etico proiettato per il futuro, nel senso che se noi conserviamo la cura delle parole, possiamo tenere viva la speranza e tenendo viva la speranza lasciamo aperte le possibilità di una porta proiettata sul futuro. E anche in relazione a questo bisogna evitare qualunque errore. Faccio un piccolo esempio. Di recente c'è stata una decisione della Corte dell'Aia, per esempio, di mettere sotto processo Israele. Io penso che azioni come queste non aiutano, al di là delle problematiche giuridiche che stanno dietro, non aiutano a creare le condizioni migliori per, come dire, implementare tutto ciò che può unire in quella regione rispetto a tutto ciò che divide. Non dobbiamo dimenticare che la tragedia del vicino Oriente in realtà è parte di tutti i problemi lasciati aperti dopo la Prima Guerra Mondiale e che sono venuti a galla in maniera esplosiva dopo il crollo del muro di Berlino. Quindi è una grande sfida che è politica, culturale, ma anche religiosa, anzi soprattutto religiosa. E implementando il dialogo religioso possiamo contribuire a sanare anche le ferite della politica. Grazie. Bene, grazie. Grazie Davide per questa introduzione, che giustamente ha ricordato come in realtà, se si va a ricostruire la storia del mondo arabo, la presenza delle comunità ebraiche nel mondo arabo affonda le radici nei secoli, e che la rappresentazione per cui le comunità ebraiche, come dire, sarebbero un soggetto estraneo a queste società e che quindi bisogna espellerli perché quinta colonna dello Stato di Israele, è una rappresentazione assolutamente deformata e tutta, come dire, condizionata dalla vicenda politica israelo-palestinese. Basterebbe pensare, come nella storia, la comunità ebraica yemenita, tanto per fare un esempio, o la comunità ebraica libica, o la comunità ebraica in Marocco, quindi che, diciamo, risalgono a tempi assolutamente, diciamo, che affondano le radici nei secoli. Ecco. In ogni caso, credo che proprio per questo una riflessione come quella che Megnagi ci propone è importante per provare a ricostruire una lettura che sia fondata sulla storia e non sul pregiudizio, adesso se vogliamo usare un'espressione per essere chiaro. Io darei per primo la parola al direttore di Repubblica, Maurizio, perché so che Maurizio ha un problema anche di tempi e non potrà diciamo, intrattenersi per tutta la durata del nostro incontro, che in ogni caso sarà limitato a un'ora al massimo, quindi se Maurizio riesce a esserci meglio, ma se invece per caso i tuoi impegni ti obbligano a sentarti prima, ovviamente nessun problema. Quindi a te la parola, che sei un conoscitore della società israeliana e del mondo ebraico molto, molto accurato. Ricordo, se non ricordo male,
di essere stato io a presentare a Roma, in una sala della Chiesa Nuova, il primo libro che tu hai scritto su Israele, su Sinistra Israele, negli anni Ottanta, alla fine degli anni Ottanta. Quindi anch'io, come tutti sanno, ho una consuetudine col mondo ebraico, al punto da essere considerato un sionista di sinistra, cosa che a me non mi crea nessun problema, naturalmente. A te la parola, Maurizio. Grazie a Piero Fassino, grazie al CESPI per questa occasione importante e preziosa per i motivi che adesso tenterò di descrivere, e grazie soprattutto a David Bignaggi per aver realizzato la sua Libri ebraiche insieme a Jacques Romani e Judith Romani. Ci sono quattro motivi, secondo me, per i quali questo libro di Bignaggi è importante, e questo evento che stiamo facendo grazie al CESPI ha un valore. Il primo ha a che vedere con la memoria del nostro paese, dell'Italia. Gli ebrei libici fanno parte dell'eredità italiana. Gli ebrei libici, quando gli italiani arrivano in Libia nel 1911, si identificano con gli italiani. L'Italia è la modernità. L'Italia è l'identità che loro sposano in cerca di diritti e libertà. L'idea di un'Italia che nel 1911 porta i diritti dell'Europa in una terra all'epoca sotto il dominio dell'impero ottomano è qualcosa che appartiene alla storia italiana. È un frammento della nostra identità sul quale gli storici, secondo me, si dovrebbero soffermare di più, perché da quel momento inizia in realtà una storia di ebraismo italiano in terra di Libia, che poi ha una molteplicità di conseguenze: spostamento di persone, trasferimento di cultura, contagio culturale profondo. E anche durante il fascismo, quando gli ebrei in Libia si dimostrano capaci di una resistenza passiva alle leggi razziali, come gli ebrei italiani in Italia non riescono, ad esempio per difendere il diritto di non aprire i negozi di sabato. È una straordinaria storia di diritto italiano. Quindi, diciamo, questo è un primo elemento che appartiene alla memoria nazionale. Il secondo elemento ha a che vedere con il dramma che sta attraversando la Libia. Io sinceramente credo, ovviamente non ho l'esperienza di David Bignaggi, sono un lettore dei suoi studi, parlando semplicemente da cronista che ha avuto l'occasione di andare in quel paese in più occasioni, io credo che l'implosione della Libia come società nazionale inizia con l'espulsione degli ebrei, l'espulsione degli stranieri e l'espulsione degli italiani, perché costituivano in questo paese una fascia del ceto medio che garantiva diversità culturale, sviluppo, attività commerciali. Il dramma della decolonizzazione in Libia è che quando arriva Gheddafi, con le due espulsioni brutali, in realtà in qualche maniera, anche se quella del 67 avviene prima che lui arriva al potere, insomma le due espulsioni, quella del 67 degli ebrei, quella del 70 degli italiani, privano la Libia di un vitale ceto medio. E lì inizia un'involuzione del paese, anche perché queste due popolazioni erano profondamente integrate nel tessuto locale, erano libiche anche loro ed erano africane anche loro. Questa idea che oggi da noi nel nostro 2021 è molto, come dire, accettata, e noi la diamo per scontata, no? Che nasce da Barack Obama: uno è afroamericano, uno è asioamericano, e all'epoca non c'era, no? Tu eri italiano o libico, e questo è stato un errore culturale molto serio che ha creato non solamente in Libia, ma in molti paesi arabi un danno strategico. Penso ad esempio all'Egitto, penso all'Iraq,
dove le espulsioni sono state anche di inglesi, di francesi, degli armeni. La cacciata degli armeni da questi paesi equivale a un danno culturale gigantesco. E naturalmente sanarla a posteriori è molto difficile, però questo, diciamo, in chiave europea ci deve dire quanto è importante la diversità dell'identità dei singoli paesi, perché più i paesi sono diversi, più i paesi in realtà sono ricchi e sono stabili. Quando si azzera la diversità, si schiudono le porte alla violenza. E questo naturalmente ha a che vedere anche molto con come noi vediamo l'Italia, come noi vediamo l'Europa. Più le democrazie sono mosaici di diversità, come era all'epoca la Libia che descrive Megnaggi, più sono nazioni in realtà forti, sono floride. E quando uno inizia a smantellare questo mosaico, si aprono le porte dell'inferno. E poi c'è l'elemento che giustamente sottolinea il terzo, Piero Fassino, che ha a che vedere con la crisi arabo-israeliana e più in generale gli accordi di Abramo. Credo che sia giustissimo legarlo agli accordi di Abramo. Perché? Perché quando gli Emirati e il Bahrain accettano di riprendere i rapporti con Israele, avviene al termine di un processo che vede l'apertura di questi paesi alle originarie radici ebraiche. Questo è interessantissimo, non era mai avvenuto, cioè non è avvenuto con gli accordi del 94 con la Giordania, non è avvenuto con Camp David. La vera rivoluzione, cioè il vero aspetto rivoluzionario degli accordi di Abramo, è che nascono dalla scelta degli Emirati e del Bahrain di dare nuovo valore alla presenza delle comunità ebraiche nel loro territorio. E questo è un momento veramente rivoluzionario. Perché? Perché si crea un parallelismo, ovvero come abbiamo sempre convissuto ebrei e musulmani nei paesi arabi, adesso conviviamo con Israele. Cioè la convivenza con gli ebrei come Stato è la ripetizione a livello statale della convivenza che c'era fra comunità musulmane maggioritarie e minoranza ebraica, che è esattamente il contrario dell'antisionismo, è l'opposto. L'antisionismo, l'espressione del nazionalismo arabo, da Nasser in poi, diceva la nascita dello Stato di Israele distrugge, divora, annulla la convivenza fra arabi e ebrei, perché gli ebrei non hanno diritto a vivere come nazione sovrana nelle terre dell'Islam. Questa è la base fondamentale del pensiero antisionista. Gli accordi di Abramo la rovesciano e dicono la pace a livello di nazioni nasce dalla ricostruzione della convivenza. E quindi riapre la sinagoga a Manama, aprono le sinagoghe a Dubai si inizia a mangiare kasher, gli ebrei con la kippah vanno a investire, a fare commerci e a vivere negli Emirati o in Bahrain. E il risultato di questo, cioè prima c'è la convivenza e poi c'è la pace, è interessantissimo. E il fatto che tutto questo sia avvenuto, sia partito dagli Emirati, che sono poi ad Abu Dhabi quelli che accolgono Papa Francesco, tutto torna. È la ricetta, come dicevamo prima, è il mosaico della convivenza che produce la pace fra stati. Ripeto, perché questa è la chiave. È il mosaico della convivenza che produce la pace fra stati. Questo è l'elemento straordinario del quale sono innanzitutto protagonisti il Bahrain e gli Emirati. E poi ovviamente gli altri stati che sono seguiti, il Marocco soprattutto, che ha consentito negli ultimi anni una ripresa straordinaria della vita ebraica, e speriamo che avvenga qualcosa del genere anche a Khartoum, ma anche Papa Francesco. La visita di Papa Francesco a Dubai secondo me ha aiutato a creare il clima che ha consentito gli accordi di Abramo. E quindi l'ultimo punto, perché ha ragione David Megnaggi quando dice attenzione al pronunciamento della Corte Penale Internazionale?
perché riporta l'atmosfera in Medio Oriente a un clima di delegittimazione reciproca che è quello dal quale il Medio Oriente si sta tentando di emancipare. Attenzione, cioè è chiaro che viviamo in una regione basata su conflitti, se no non staremmo qui a parlare di questo, perché il Medio Oriente è da sempre una regione basata su conflitti. Il problema è come si esce dai conflitti. Adesso gli accordi di Abramo offrono una formula, e la formula è: ricostruiamo il mosaico di convivenza che c'era nelle nazioni arabe, e sulla base di questo arriviamo a una composizione della crisi mediorientale. Perché è strategico in questo momento? Perché sappiamo che con l'amministrazione Biden il tentativo è quello di coinvolgere i sauditi. Sappiamo che l'amministrazione Biden sta chiedendo ai sauditi di coinvolgere l'autorità nazionale palestinese. Abbiamo visto che da quando l'amministrazione Biden si è insediata, l'approccio di Abu Mazen e dell'autorità nazionale palestinese agli accordi di Abramo è cambiato radicalmente, da una condanna totale c'è l'apertura. Biden sta dicendo al presidente Abbas: cogliete questa opportunità, ovvero l'opportunità del negoziato con i sauditi per colmare quest'ultimo miglio. E quindi in realtà è come se il Medio Oriente stesse vivendo un grande processo di aggregazione che si unisce e coincide con la ricostituzione delle radici delle comunità ebraiche in alcuni paesi. Immaginiamo se questo processo di ricostituzione delle comunità ebraiche si estendesse anche a una grande nazione come l'Iraq, quale potrebbe essere l'impatto? Quindi diciamo, ci sono ragioni per essere molto ottimisti, sì, ragioni per essere preoccupati questa vicenda del Tribunale Penale Internazionale, perché ripropone il clima precedente, ma io credo sinceramente che anche l'Italia con il nuovo governo possa essere protagonista di questa nuova stagione, perché è nel nostro interesse di paese mediterraneo di favorirla, perché l'amministrazione Biden la consente, perché soprattutto nel mondo arabo ci sono oggi dei leader che vogliono tornare alle origini di una comunità arabo-musulmana la cui grande grandezza, la cui straordinaria grandezza era la capacità di accogliere e far convivere identità differenti. Bene, grazie Maurizio, e testimonianza e riflessione assolutamente precisa. Anch'io penso che la decisione di deferimento al Tribunale Penale Internazionale sia un errore politico, per la ragione che tu hai detto, perché ripropone un arretramento, ripropone una lettura, diciamo, datata, e un arretramento rispetto all'evoluzione politica che è in corso. E mentre noi abbiamo bisogno di sollecitare diciamo questo processo ad andare avanti. Io per esempio quando l'autorità nazionale palestinese come prima reazione diciamo assunse una posizione di rifiuto, la considerai sbagliata, perché non coglieva il mutamento diciamo di scenario. Poi si può naturalmente spiegare che tatticamente si aspettava di vedere come sarebbe finita l'elezione americana, e quindi in quel momento Abu Mazen non voleva scoprirsi in attesa di sapere se si sarebbe stato Trump o Biden a Washington. Si può capire tatticamente, ma politicamente, diciamo da un punto di vista strategico, l'unica cosa che non conviene ai palestinesi è mettersi su una sponda del rifiuto. Quando c'è una situazione di movimento, tu devi stare dentro la situazione di movimento e cogliere tutte le opportunità che una situazione di movimento ti propone. Dico queste cose in questo nostro confronto, le ho dette con questa stessa chiarezza all'ambasciatore palestinese a Roma e ai miei interlocutori palestinesi, oltre che agli interlocutori, diciamo, israeliani, così come agli interlocutori degli Emirati. Cioè, noi dobbiamo cogliere, diciamo, le opportunità che l'accordo di Abramo offre, e quindi lavorare perché si colgano tutte le opportunità, le possibilità, gli spazi che apre. In questo io sono, mi pare molto giusta la riflessione che ha fatto Maurizio, il tema della convivenza nei paesi arabi, e quindi del superamento della demonizzazione della presenza ebraica, della loro espulsione, della loro negazione, è un tema assolutamente interrelato,
no? Molinari ha stabilito una relazione che io credo sia molto corretta, in quanto rinasca una accettazione della presenza ebraica nei paesi arabi, un'accettazione della presenza sociale e culturale ebraica e religiosa ebraica, e quindi cresca un mosaico di convivenze, come lui lo ha chiamato, questo naturalmente ha, come dire, aiuta anche il mosaico interstatuale, il mosaico, come dire, politico nella regione. Quindi mi pare che la riflessione che ci ha offerto sia stata molto utile, lo ringrazio. Darei adesso la parola a Mario Giro, già vice ministro degli esteri, comunità di Sant'Egidio, impegnato in prima persona in tutte le attività internazionali che la comunità fa, ivi compreso quel cotè importantissimo dell'attività della comunità di Sant'Egidio, che è promuovere e sviluppare tutte le iniziative di dialogo interreligioso, che anche significa dialogo intercomunitario, diciamo così. Quindi a te Mario. Grazie. Dunque, questo dibattito che avete fatto è stimolante adesso, ci ritornerò dopo. Comincio dal libro e ringrazio David per avermi invitato a presentarlo insieme a voi e all'ISPI per aver organizzato, ovviamente. È un libro secondo me necessario perché c'è una storia che parte dalla storia d'Italia, l'ha detto bene Maurizio, però è parte anche dalla storia coloniale italiana, che è una grande rimossa. In generale, per quanto riguarda tutta quanta la nostra storia coloniale, non solo la Libia. E quindi un libro necessario che racconta la storia di una piccola comunità, perché è la più piccola tra le comunità ebraiche nel mondo arabo, insieme a quella siriana. E infatti il libro è strano, Davide, te lo voglio dire, nel senso che è un bel libro che parte dolce e finisce amaro, no? Parte con un lessico familiare, la famiglia, i canti, il cibo, la vita quotidiana, le memorie archeologiche, architettoniche, le donne, la storia delle donne, la tradizione, tutte testimonianze molto vivide, per poi arrivare in fondo all'amaro, e cioè i pogrom, i massacri 45, 48, 67, la fuga. E come il piccolo libro della scrittura, che è dolce in bocca e amaro nelle viscere. Questo lessico familiare, come quello della Ginsburg, materno e avvolgente, sconvolto alla fine da fatti dalla storia, questa storia estranea che travolge questa piccola comunità, e su cui si ritorna varie volte, perché i massacri del 45 sono raccontati nel libro varie volte. E noi vediamo, non lo sto a ripetere, come in pochi anni finisce la storia lunghissima, diremmo millenaria, della presenza ebraica in Libia, che è, ricordiamocelo, è una banalità, ma va sempre ricordato perché molti nostri concittadini non ebrei non lo sanno, che è antecedente alla presenza dei musulmani stessi. Cioè, gli ebrei stanno in Libia da sempre, diremmo da sempre, come in tutti i paesi arabi. Gli arabo-musulmani sono gli ultimi ad arrivare, ecco. Dentro però il lessico familiare di Libia ebraica c'è un filo continuo, che è quello della paura. Paura per questo piccolo popolo che è in ostaggio, l'ha detto bene David, bisognava abituarsi a convivere con questa paura e cercare di gestirla. Paura dovuta a tutto, sostanzialmente, ai musulmani ovviamente, ma anche agli italiani, le leggi razziali, che pure erano stati ed erano il modello della modernità, poi la guerra, i cambi di fronte, l'assurda vicenda, terribile vicenda di Benghazi con i quattro cambi di fronte, quindi poi alla fine la deportazione di tutta la popolazione ebraica. Quindi è anche interessante, lo dico a Piero, come è la Lamein, che per noi italiani non ebrei è un simbolo quasi eroico, in realtà per gli ebrei italiani ebrei e libici ebrei è un disastro. Cioè, perché se gli italiani avessero vinto l'Alamein, sarebbe stata la fine immediata. Quindi bisogna leggerla al contrario, no? Perché quel poco che c'è di memoria della Seconda Guerra Mondiale, eroicizzata, eccetera, eccetera, non tiene conto di quali sono gli impatti, no?
paura che però finisce fino nei lager, e qui c'è anche la storia di, interessante della sorpresa, quasi non accettazione degli altri israeliani ashkenaziti, come i sefarditi non sono finiti nei lager. Questa è una storia solo nostra, no? E quindi la storia di quel libro molto bello, Benghazi, Bergen-Belsen, che con tutti gli altri libri è interessantissimo come è raccontata questa nel libro. E per finire con il paragone che ho trovato anche importante con Albert Memmi, l'ebreo tunisino morto tra l'altro l'anno scorso, e poi la figura di Raffaello Fellà, che io ho anche personalmente conosciuto, pure te penso Piero hai conosciuto, che è morto nel 2008, che tanto ha fatto per questa memoria, eccetera eccetera, che a noi sembrava un personaggio strano, no? Che ricordava cose strane, in realtà poi andiamo a vedere, questo libro mette insieme tutti i pezzi, e questo e in fondo, come lo ti cito, David, la mia Tripoli ha viaggiato con me, parte del mio mondo onirico, insieme ai ritmi della musica orientale, così ricca e espressiva, ai canti d'amore, quelli liturgici che udivo in casa da bambino. Ecco, questo è un mondo in cui noi ci dobbiamo immergere. Qui, nella seconda parte del mio intervento, vorrei dire, qui su tutti i problemi della Prima Guerra Mondiale, l'avete detto, geopoliticamente ci ritroviamo ancora oggi. E questo coinvolge Israele, il mondo arabo, il Medio Oriente e fino agli accordi di Abramo. Per citare Korm, il libanese, lo storico libanese, un siècle pour rien, cioè è passato un secolo e siamo a capo a 12. Tutto è di nuovo in discussione, le stesse frontiere sono in discussione e anche fenomeni eversivi estremi come l'ISIS cerca di rimettere in discussione le frontiere del 18, della fine della guerra. E con essa anche ritorna in discussione la storia della colonizzazione italiana. E a me non, e io non trovo, trovo molto interessante il fatto che il libro Libia ebraica esce insieme all'altro libro del professor Borruso sulla strage di Debre Lebanos in Etiopia, in cui si racconta l'altro volto degli italiani nelle colonie. E, avete già detto Italo Balbo, il 34, eccetera, eccetera. Questa storia della modernità, cioè l'incontro con la modernità che sfascia completamente un vecchio mondo ottomano, il vecchio mondo ottomano aveva cercato il suo equilibrio, no? Non bisogna idealizzarlo, ma aveva cercato il suo equilibrio, perché in fondo gli ottomani erano interessati al potere, quindi a loro andava bene, infatti a un certo punto danno il millet, cioè la personalità giuridica nel 1865, anche agli ebrei, col rabbino di Costantinopoli che diventa il portavoce. Tuttavia, lo scontro con la modernità, cioè nel 71 in Algeria le famose leggi Crémieux, che sono le leggi che fanno degli ebrei cittadini francesi, sono una specie di paradosso, perché 20 anni dopo, e questo l'hanno già è stato già detto, in pieno caso Dreyfus ci sono i moti antiebraici franco-arabi contro gli ebrei. A Orano nell'897 gli stessi che gli hanno dato la cittadinanza gli si rivoltano contro, quindi c'è una, quella che chiamerei una manipolazione. Gli europei, italiani, francesi, britannici manipolano le minoranze nei confronti perché vogliono distruggere l'impero ottomano. Non sono d'accordo, la storia la conosciamo, di sul tempismo. Gli inglesi per un lungo tempo si oppongono a questo, ma il grande malato d'Europa deve scomparire, e così si devono manipolare le minoranze cristiane e ebraiche, e non solo, anche le altre. Pensiamo alla faccenda curda, la cito solo per dire, perché tutto questo nasce in quel periodo lì, e ce lo ritroviamo oggi completamente in pieno. Ci ritroviamo oggi tutti questi problemi, questa manipolazione delle minoranze, ce li ritroviamo irrisolti. E poi c'è il discorso sul nazionalismo arabo, e qui vengo al discorso di Maurizio. Noi dobbiamo capire che cos'è sto nazionalismo arabo, perché il nazionalismo arabo che è antisionista e che quindi è antisemita, non è il nazionalismo, no, cioè è più simile a un fascismo in un certo senso che a un nazionalismo normale. Noi sappiamo che il nazionalismo ha sempre questo rischio. Infatti, il nazionalismo italiano divenne fascismo, quindi non abbiamo lezioni da dare a nessuno. E sappiamo che troppo nazionalismo rischia di diventare
un problema, ma il nazionalismo arabo è quello del Baat. La radice nazionalismo sta araba è areligiosa e quindi facile alla manipolazione razzista, ed è per questo che il nazionalismo arabo, parentesi, a cui hanno contribuito cristiani arabi fortemente, penso all'Iraq e alla Siria in particolare, si trasformi in quest'odio. Ed è per questo che il discorso che faceva Maurizio sul riscoprire le radici religiose della convivenza, quindi spostarsi dal nazionalismo su un altro campo, dall'ipernazionalismo su un altro campo, può aiutare a uscire fuori. Molto difficile, è la grande scommessa a cui la globalizzazione ci che mette in crisi le nazioni in quanto tali, ci dà questa opportunità. È un fatto positivo questo che il Papa Francesco coglie andando appunto ad Abu Dhabi, firmando quella dichiarazione, che non è stato ancora risolto a livello di coscienza nel mondo arabo. Perché gli arabi si dovrebbero chiedere perché sono così antisemiti e così antisionisti. C'è una radice direi pagana e areligiosa nel loro nazionalismo, che non riesce ad essere cancellata neanche dal riformismo islamico successivo, quello che porta fino al jihad. È un discorso lungo, complicato, ma noi vediamo le controtestimonianze. Laddove il nazionalismo arabo non ha assunto quelle caratteristiche, per esempio in Marocco, cioè in Marocco il re ha sempre tenuto a precisare che lui è Amir al-Mu'minin, comandante di tutti i credenti, eccetera, eccetera. Beh, la storia degli ebrei è diversa, è un po' diversa, è un po' più protetta. Non è completamente diversa, ma è un po' diversa. Ma il nazionalismo di Gheddafi, il nazionalismo di Nasser, il nazionalismo del Baat siriano, del Baat iracheno, è un'altra cosa, secondo me. Lì va spinta la ricerca storica e ideologica. E infine le luci che si spengono, no? Questa fine della coabitazione che adesso si riaccende con gli accordi di Abramo è interessante e tragica a vedere, è stata una lunga collana che si rompe. Tutte le città di coabitazione a sud del Mediterraneo si spengono una dopo l'altra, e l'ultima a spegnersi è Sarajevo negli anni 90. E oggi noi troviamo che questa coabitazione si è spostata a nord con le comunità immigrate nei paesi del nord. Vediamo quanto è difficile per gli ebrei in Francia oggi, perché la presenza musulmana è ormai molto molto forte, e quindi c'è un'assurdità paradossale, cioè che nella comunità francese, ebraica francese, che è grossa, una seconda d'Europa dopo quella britannica, si va via. C'è questo senso, mentre ci si sente molto più sicuri in Italia, nella piccola comunità ebraica italiana, che pure è una, non so, David, forse la più piccola d'Europa, una delle più piccole d'Europa, comunque, anche se antichissima, se no il rabbino di segni poi mi bacchetta. però è un dramma questo. Io che sono francofono, francofilo, eccetera, in Francia sento i miei amici ebrei parlare, discutere di andarsene, oggi. Cioè, perché non è, e da noi arrivano poco le notizie di quanti fatti razzisti, antisemiti avvengono in Francia quotidianamente, e il dibattito non c'è solo Samuel Paty, dovuto a che però tra l'altro diciamo dovuto al fatto che diciamo a questo nuovo prodotto religioso che è il jihad, che è un prodotto che si può trovare dovunque ormai, una specie di neoreligione che non ha forse più niente a che vedere con la sua base territoriale, storica o culturale. Infine voglio dire che cosa hanno capito in fondo i sionisti, perché Israele è l'unica success story del Mediterraneo e del Medio Oriente, è l'unica. Bisogna essere oggettivi in questo. Gli arabi che sono più oggettivi in questo dicono sì, almeno loro c'hanno la democrazia. Cosa hanno capito i sionisti? Hanno capito quello che avevano capito i maroniti prima di loro, ma non avevano avuto la forza di farlo, cioè che ci vuole una base territoriale, cioè che ci vuole uno Stato. Non c'è niente di scandaloso in questo, che nel caos bisogna preservare una base territoriale. I maroniti l'avevano capito nel Monte Libano e infatti hanno resistito, ma non sono riusciti a fare le Petit Liban. No, la questione famosa Grand Liban, Petit Liban, non ci sono riusciti. Eppure, allora che c'è di diverso?
E questo l'hanno capito molto bene i sionisti e l'hanno capito e hanno fatto Israele, e Israele ha permesso quello che oggi ha detto Maurizio, cioè la ricostruzione di una convivenza. Ringrazio Davide, ringrazio Piero, ringrazio Mirella e tutti voi che ci state sentendo. Bene, grazie Mario. Direttore di Repubblica Molinari, come aveva previsto, era previsto, ha dovuto allontanarsi perché ha impegni che sono connessi alla direzione del giornale, quindi lo abbiamo ringraziato, ma ha avuto il tempo di fornirci, credo, una riflessione molto utile. Adesso darei la parola a Mirella Serri, che ringrazio per la sua partecipazione. Prego Mirella. Intanto grazie al CESPI per ospitarci, grazie a Davide per questo bel libro. Ma intanto vorrei dire perché bel libro. Un bel libro per tanti motivi, ma ce n'è uno che mi interessa in maniera particolare. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno disegnato scenari internazionali, giustamente. Io riporto invece il libro di Davide, nonostante poi attraversi molti secoli, a noi, perché dicevo un bel libro? È un bel libro perché ci fa conoscere la storia della Libia ebraica. Una storia molto poco conosciuta, ma molto poco conosciuta, attenzione, non per ignoranza o per mancanza di insegnamento, ma forse, ed è qui che vorrei approfondire con voi la discussione e il dibattito, per assenza, direi così, di volontà politica. E cerco di volontà politica da parte di chi? Da parte in generale, diciamolo in senso lato, poi approfondiamo, delle potenze occidentali. Cerco di spiegarmi meglio. Quando prima Mario Giro parlava di nazionalismo, io vorrei dire che tra l'altro c'è un punto fondamentale proprio nel mondo arabo in cui il nazionalismo si salda all'islamismo xenofobo, e questa saldatura è fondamentale, e è fondamentale anche perché contano i leader, contano le persone e conta la predicazione che dagli anni 20 agli anni 1970 è stata fatta nel mondo arabo. Io faccio un esempio, poi ce ne sono infiniti, ma mi interessa in particolare Amin al-Husayni, che è la persona, diciamo, la personalità chiave della saldatura tra nazionalismo e islamismo xenofobo. È lui il gran padre del terrorismo, che ancora oggi, nonostante poi non ci sia più, potrei dire che risiede tra noi ed è insieme a tanti altri elementi. È un elemento della nostra a volte sovrana indifferenza rispetto a quello che accade nel mondo arabo. Per questo dicevo, la Libia che ci presenta Davide Meghnagi è poco nota, ma così è poco noto perché, diciamo, il mondo occidentale non ha voluto e non vuole forse ancora sentire. Mi spiego ancora meglio. Davide diceva un bel libro, io sono in parte letterata e in parte storica e quindi ho apprezzato molto questo intreccio di memoria e di storia. Da una parte appunto la ricostruzione dei pogrom, dei grandi avvenimenti, e dall'altra la sua percezione soggettiva, questo silenzio che cade, che avvolge la sua famiglia, fino a che, per cui dei pogrom non bisogna parlarne, fino a che proprio non è indispensabile, questo stare in attesa di qualcosa, che qualcosa di tremendo accada per decenni davanti alla televisione, mentre fuori come si ammazzano gli ebrei. Insomma, è un libro che ci riempie di emozioni, ma ci riempie di emozioni anche, e ritorno a quello che dicevo prima, per l'assenza del mondo occidentale. Nel 1945, quando finita la guerra, c'è il primo pogrom, noi rimaniamo, come dire, esterrefatti, ma come? È finita la guerra e già si riscatena la violenza. E non solo si scatena la violenza, ma gli inglesi, attenzione, non intervengono per 3 giorni,
intervengono solo dopo 3 giorni per sedare, chiamiamoli i tumulti, che in realtà non sono tali. Ecco qua un esempio di assenza. Ma perché gli inglesi non intervengono e perché io dico che la storia della Libra ebraica, appunto, non solo non la conosciamo poco, ma non è questo il punto, si può sempre studiare, ma non abbiamo, forse adesso magari si aprono nuovi scenari politici e magari vogliamo vederla. Mi rifacevo prima alla figura guida del momento in cui si salda il nazionalismo con l'islamismo e xenofobo, proprio alla figura di Amin al-Husayni, che è, vi ricordo, il primo, mi pare nel 1926, che fa tradurre in arabo i protocolli dei savi di Sion. Lui era stato un nazionalista, ma quando scopre i protocolli dei savi di Sion e li fa tradurre, e non solo li fa tradurre ma li diffonde, vuol dire che lui scopre l'universalità, chiamiamola così, dell'antisionismo, cioè non solo bisogna, lui diceva, uccidere un ebreo non è un delitto, ed è, ne fa una sua, e dice anche di molto peggio, comunque se ci può essere qualcosa di peggio, comunque ne fa la sua, lo scriveva sui manifesti che faceva affiggere nelle strade e così via, ma quando scopre i protocolli dei savi di Sion fa di questo suo slogan un'affermazione non solo che vale per la Palestina, ma diciamo un'affermazione che è universale, chiamiamola così, e non a caso lui già a metà del verso la fine degli anni 20 comincia ad essere un grande ammiratore di Hitler, che però in questo periodo non lo ricambiava. Noi sappiamo che Amin al-Husayni è l'ispiratore di pogrom del 1920, del 1900, adesso non li ricordo tutti, ma insomma del massacro di Hebron, e gli inglesi in questo loro rapporto con Amin al-Husayni sono molto oscillanti, sono loro che lo fanno diventare Gran Mufti, perché pensano diamo il ruolo più importante al nemico più forte, e quindi lo portiamo dalla parte nostra, e poi lo condannano, cercano di incarcerarlo, lui fugge, insomma la sua storia è molto complicata. Comunque al-Husayni nel 1941, come voi sapete bene, ottiene l'appoggio dei due maggiori stati filoislamici, che sono l'Italia fascista e la Germania di Hitler. E quindi nel 1941 lui comincia a fare le sue trasmissioni a cui faceva riferimento Davide prima, Radio Bari, e poi si trasferisce in Germania, dove fa una propaganda, dove diventa il maggior consigliere di Hitler dal punto di vista delle mosse antisemite, di cui e soprattutto in merito al come si deve orientare il Reich nei confronti della persecuzione, nei confronti dei piccoli ebrei, perché fino al 1942 c'era una legge, almeno in Francia, che vietava la deportazione degli ebrei fino a solo da 16 anni in poi, e lui fa pressioni perché vengano cambiate queste leggi. Addirittura quando a Hitler vengono proposti degli scambi di bambini che facevano comodo, perché venivano restituiti dei civili o dei soldati tedeschi dalla Croce Rossa Internazionale, Amin al-Husayni si oppone. Ecco rievoco questo passato di Amin al-Husayni, perché è un passato per cui Amin al-Husayni avrebbe meritato una sua Norimberga e una condanna esemplare. Amin al-Husayni riesce a fuggire e si rifugia prima in Svizzera, poi in Francia, e poi dalla Francia va in Egitto. In Egitto incontra un giovane che si chiama Arafat, e qui arriviamo appunto a un discorso che ci riguarda ancora oggi, ma lui c'entra anche infatti ancora più recenti. Incontra un giovane Arafat che lui lo chiama, Arafat lo chiama zio, la storia è un po' incerta, non si sa se era veramente suo zio di padre, da parte di padre o di madre, oppure se era semplicemente il suo maestro. Quello che mi interessa dire è che quando si propone l'estradizione, la condanna di Amin al-Husayni, tutte le potenze occidentali, la Francia, l'Inghilterra,
la Jugoslavia di Tito allora, non fanno niente per riportare Amin al-Husajni in Europa e farlo condannare. Amin al-Husajni rimane in Egitto e sarà poi l'ispiratore perché era un suo, chiamiamolo così, allievo, chiamiamolo così, del tremendo attentato di Monaco, in cui tra l'altro lo conosciamo tutti perché Spielberg gli ha dedicato un film bellissimo, perché nel gruppo degli attentatori c'era Salamè, che era il figlio di un militante di Amin al-Husajni, che era stato paracadutato nel 1943 nei pressi di Tel Aviv e voleva, diciamo, far saltare in aria la città e gli acquedotti, le riforniture d'acqua che arrivavano alla città. Quello che mi interessava, ho cercato di tratteggiare il personaggio che è uno dei peggiori filo nazisti e gerarchi a questo punto, perché ha collaborato con Hitler, che sono esistiti, ma per il quale, e questo voglio arrivare a questa conclusione, le potenze occidentali alla fine della Seconda Guerra Mondiale non hanno mosso un dito per richiamarlo, per riportarlo in Europa e per processarlo. Voi capite benissimo perché non l'hanno fatto, siete tutti esperti di politica, anche quelli che ci ascoltano, non l'hanno fatto perché non volevano, era molto amato dal mondo arabo Amin al-Husajni, e riportarlo in Europa sarebbe stato un affronto, avrebbe creato tumulti, sommosse, eccetera, e poi c'era la questione del petrolio. Allora, la predicazione con i protocolli dei Savi di Sion, da cui sono stati fatti degli sceneggiati che sono andati nel mondo arabo, non so se vanno ancora, ma insomma sono andati moltissimo nel mondo arabo, la sua presenza non ci fa stupire che nel 1940, la sua predicazione, io prendo questo esempio, poi potremmo fare disegnare un quadro molto più ampio, ma rifacciamoci a questo, non ci stupisce per niente che nel 1945 ci sia stato un pogrom, perché è diciamo finita la guerra, c'è lui e poi ci sono tutti i suoi militanti, combattenti, e poi c'era Arafat e così via, che tengono viva, non solo tengono viva la fiammella, ma accendono un grande incendio che poi si sprigiona in tutto quello che sappiamo. Quindi non ci dobbiamo stupire. Quindi la storia degli ebrei di Libia, per esempio, non è la storia della persecuzione dalle origini che c'è fino ai nostri giorni, ma è una fiamma che si sprigiona non solo per l'appoggio dei regimi fascisti e nazisti che danno l'appoggio ai regimi islamici, ma che si sprigiona nel dopoguerra, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, grazie anche alla non volontà di metter becco o di fare qualcosa delle potenze occidentali. Quindi quando parlo della storia degli ebrei di Libia e dico che non è conosciuta, voglio dire che non è, appunto, come dicevo prima, a scuola non l'hanno insegnata e non la insegnano ai bambini sui banchi, ma è una storia adesso forse lo scenario internazionale, come avete ben raccontato fino a un minuto prima che intervenissi io, sta cambiando, ma non deve essere toccato e non si può toccare. Faccio un piccolissimo esempio personale che mi riguarda. Io di Amin al-Husajni mi sono peraltro occupata in un libro in cui racconto, e della sua persecuzione dei bambini, in un libro che si chiama Bambini in fuga, in cui racconto appunto la storia di questi, dei bambini, è una storia nota questa, dei bambini che si rifugiano a Nonantola e a Villa Emma. E la cosa, diciamo, questa è una storia che è stata raccontata anche da altri, non solo da me, ma io metto in parallelo la fuga dei bambini che attraversano, sono tedeschi, che attraversano tutta l'Europa e vengono accolti da noi italiani, in parallelo con la storia di Amin al-Husajni, che invece è il massimo persecutore da parte dei nazisti dei bambini, e racconto poi appunto come i bambini arrivano a Villa Emma, si salvano tutti meno uno, eccetera eccetera, e ci metto in parallelo la storia di Amin al-Husajni. Quando io ho pubblicato questo libro, ma che non è nel 1901, l'ho pubblicato 4 anni fa, io ho avuto una fortissima opposizione
da parte del, nonostante io avessi dialogato con Villemma, che è l'istituzione che tiene alta la memoria di questi bambini, eccetera, ma una fortissima opposizione fatta di veramente ostacoli molto, ma molto pesanti, perché io avevo messo in parallelo la storia dei bambini con quella di Amin al-Husayni. Cosa mi si imputava? Che Amin, pensate un po', che Amin al-Husayni non era responsabile di tutto quello che ha fatto, ma non l'ho scoperto io, l'ho studiato nelle biblioteche, perché si diceva che lui non era colpevole in quanto si era dovuto per forza alleare con i tedeschi e anche con gli italiani, con gli nazisti, in funzione anti-inglese. Questo me l'hanno detto a me pochi anni fa, e hanno, non c'è stato un sereno dibattito, ma c'è stata un'opposizione molto, ma molto forte, perché contro questo libro che in realtà aveva messo insieme queste due storie. Allora, quando, ritornando al bel libro di Davide Megnaggi, quando si parla appunto dei pogrom che sono arrivati, l'ultimo dei quali poi quello che ha accompagnato l'esilio, l'esodo di Davide, quando si parla dei pogrom e quando si parla della storia della Libia ebraica, anche qui arriva, per questo dico che il libro è esplosivo ed è importante, perché c'è un tessuto rimosso. Adesso io ho citato il caso specifico che ho vissuto io, devo dire con una certa sofferenza, e non conosco altri casi, ma secondo me se andassimo a scavare nella storia della Libia ebraica, questo che ho detto io appunto è semplicemente un esempio, se andiamo a scavare andiamo a vedere quante storie di questo tipo vengono censurate e rimosse, ma perché noi non le vogliamo vedere come le potenze occidentali, come le potenze occidentali non hanno voluto vedere, lo vedevano benissimo, ma non volevano intervenire contro il Gran Mufti, e avrebbero forse anche evitato l'attentato di Monaco, che voi sapete bene quello che è stato. Ecco, volevo dire, quindi il libro di Davide Megnaggi non è un libro di storia, è una piccola, come dire, una piccola bomba esplosiva che noi forse dovremmo coltivare e portare avanti e far capire che queste storie vanno raccontate, vanno capite e le dobbiamo noi storici, eccetera, continuamente approfondire, perché se no così non si esce dai nostri culturali. Grazie Mirella. Bene, ci avviamo verso la conclusione. Io darei la parola a Davide per, diciamo, reagire alle riflessioni che sono state fin qui fatte. Prego, Davide. Devi attaccare il microfono. Devi attaccare il microfono, Davide. Non c'è microfono. Una connessione un po' debole, sì. Sembra. Davide, è una connessione debole, sei... Forse Davide puoi togliere il video e lasciare solo l'audio, forse può essere. Davide, prova a togliere il video e a lasciare solo l'audio, se mi ascolti, se non mi senti. Non ti ascolta, facciamogli una telefonata. Provo a chiamarlo per telefono. Lo sto chiamando anch'io. Allora chiamalo tu, diglielo. Sì, già fatto. È sparito però. Ecco, Davide, adesso c'è. No, grazie. Pronto? Spengo? Sì, spegni. Sì. Davide, ci senti? Sì, è vero? Io ti sento. Sì, ma sento, rimettiti nello schermo, sei fuori schermo. Forse l'ha spento. Ecco, va bene, vai. Bene? Okay. Vai. Grazie. Cerco di interloquire la relazione che ho ascoltato, che affrontano temi molto... un primo aspetto alla convivenza... all'inizio
Davide, fermati, fermati Davide, hai una connessione debole, si sente male, forse ti conviene spegnere lo schermo e tenere solo la voce. Prova un po'. Perché non parli per telefono? Forse è meglio. Beh, no, beh sì, può fare, una, può fare una telefonata, io vi metto in così? Ascolto. Io provo un po', alza la prova voce, un po'. Forse... Sì. No. Si sente. Ti sentiamo in modo smozzicato. Benissimo. No. Sì, prova di nuovo. Si sente, adesso. Sì, prova un po', prova. Parto dalla una riflessione di Maurizio in convivenza come strumento di relazioni pacifiche anche interstatuali. E l'antisemitismo nel mondo asciutto, quanto più presente nel mondo arabo, è coagulato contro lo Stato, che è diventata narrativa terzo mondista antisionista, l'ebreo degli, cioè tutte le vecchie azioni fantasmatiche che è antisemite, che uno rivolte contro gli ebrei, proiettate sullo Stato degli ebrei, che è l'ebreo degli stati. Questo è il meccanale che si è fatto anche in Europa, cultura negli anni 70, è cresciuto abbastanza a partire dagli anni 50. Ma le origini culturali erano presenti nell'insegnamento di Qutb. Qutb è un grande ente dell'islamismo, produce oppure Al-Banna, Hassan al-Banna, tutto. Ah sì, è una serie di Amin al-Husayn, certo. Sì, che già negli anni 20-40 coagulano, indica un antistilizzo dalle scritture collegandole con il Veo. E ovviamente il religioso è un fenomeno che ha inquinato, che ha inquinato. Mirella, stacca il tuo microfono, stacca. Sì. Sì, provo. Chiaramente le relazioni nel mondo islamico. Penso che porto che parte dall'esempio le di Abramo sono stati anche da una serie di visite in sinagoghe ebraiche anche a Roma. Ma c'è stato un incontro alla quale ero presente, religiosi che provenivano da Bahrain, momento su cui ha fatto, che ha sottolineato Giro la questione di El Alamein. A El Alamein le potenze dell'asse igno ebraico, tutto il mondo arabo, smobili, erano pronte a essere utilizzate a Tel Aviv e a Gerusalemme, con la collaborazione di Gerusalemme, una pagina di... L'altro elemento è il ruolo che il Bata ha avuto, la presenza cristiana, andiamo a vedere la composizione che la Diana nel mondo arabo, in nazionalismo panarabo, occasione di sublimazione di subalternità, come Michel Flack per l'Unione Cristiana. E poi andiamo a vedere la presenza degli ebrei nel mondo arabo in quei 40, 50, 60, i liberali, tra i sionisti o in Siria tra militanti comunisti. È una particolarmente esplorata differenza tra Greb
nel senso che nel mare la presenza a oggi, anche se è stata profondamente, e io ho partecipato per la salvaguardia della vita cristiana nell'Oriente, posizioni più grandi che in Italia sono venuti dagli ambienti che non riuscivano, però fosse così interessante la musica liturgica, e non si riusciva a salvaguardare la culturale delle minoranze arabe e la condizione del mondo arabo, la creazione di una composizione dei conflitti in quella regione. Ecco, questi sono tutti aspetti che avrebbero approfondito. Ho apprezzato le considerazioni che Mirella fa sul polico per cercare di collegare la grande piccola la storia e la sopetti anche cultura un po'. Sadat ruolo nel processo a Egizia nel 1905, io ho trovato la lettera di leggere l'arabo, lettera Ait, una lettera simbolica a completarne l'opera, dire quanto erano dei movimenti nazionalisti della regione senza dell'ideologia nazista abbia avuto un pesante e coloro lì giustifismo e l'antisemitismo negandolo a ragioni dimenticano per esempio come Gandhi utilizzato l'asmo per difendere l'emancipendenza dell'India. Di Gandhi qual è stata? Di non cadere nel tranello di nazisti per la libertà. La libertà dell'India passava attraverso la costruzione di una politica, di una democrazia futura, costruzione delle relazioni positive. Questo non è la regione del vicino, non per ragioni spesso alcuni, per ragioni giustificate. No, erano. Come è avvenuto in Gio, nella violenta oppure illuminista, se non è il discorso di Fichte, identifica la Francia, l'Espagna, ma nello stesso tempo ha una identificazione dell'Italia contro il francese in Germania all'illuminismo e la cultura. La folkish, pensiamo allo stesso fenomeno, ad esempio, nei Balcani, in Russia, con tutti i movimenti, cioè il rifiuto di democrazia portanti basati sull'uguaglianza dei diritti, è un elemento fondamentale. In maniera coloro i quali hanno per la liberazione dei propri in chiave democratica invece a declinare la presunta liberazione dei propri con una soggettura più devastante in seguito. Pensate a quello che è successo con l'espulsione dalle scuole gli insegnanti franco e la loro soluzione con insegnanti a movimenti panislamici. Pensiamo a che cosa è successo in Egitto con l'esodo di esponenti che hanno contribuito la cultura egizia negli anni 40-50. Pensiamo alla devastazione che ha conosciuto l'Iraq. Ecco, riquire il dialogo, il tessuto può portare a immaginare un futuro possibile per recuperare
quanto di meglio nel passato in termini di convivenza proiettata sulle possibilità, futuro possibile, volutamente futuro possibile, che per cui tenendo conto delle possibilità. Grazie. Allora, pur con qualche problema tecnico che è dovuto probabilmente a una non buona connessione che aveva Davide, grazie davvero a tutti, pochissime riflessioni di conclusione. Vabbè, intanto il CESPI ha promosso la presentazione di questo libro nell'ambito dell'attenzione grande che il CESPI dedica al Mediterraneo, al Medio Oriente e a tutto ciò che accade in quella regione, perché è ovviamente strategica per la stabilità e la sicurezza del Mediterraneo e dell'Europa. Il libro è un libro prezioso, ricordo Libia Ebraica, che è uscita appunto negli annali, diciamo, negli annali ebraici, e che è diciamo un'opera a cui Davide si è dedicato insieme a due studiosi importanti, Jacques e Judith Humani, ed è prezioso questo libro perché da un lato c'è, diciamo, la ricostruzione di un vissuto personale, come sappiamo, che è la storia della famiglia di Davide, però che diventa vissuto di una comunità, e la rappresentazione di ciò che è accaduto alla comunità ebraica della Libia in realtà diventa metafora di un problema più generale, di una condizione, di un vissuto che le comunità ebraiche nel Mediterraneo hanno vissuto nel corso del Novecento. Credo che il libro ha tanti meriti. Uno dei meriti, emerso anche dal dibattito di questa mattina, è che rendere evidente quanto l'ebraismo sia una radice di un'identità comune. L'ebraismo è una radice dell'identità europea, l'ebraismo è una radice dell'identità mediterranea e medio orientale, l'ebraismo è una radice della nostra identità. E non a caso si è deciso con decisione simbolica significativa di chiamare gli accordi intervenuti tra Israele e Stati Arabi gli accordi di Abramo, cioè Abramo un profeta di tre religioni, invocato da tre religioni e diciamo assunto come profeta delle tre religioni. E io credo che noi dobbiamo avere questa consapevolezza di quanto l'ebraismo sia un tratto dell'identità nostra, traendo dalla storia le conclusioni, perché c'è un intreccio complesso in Europa tra l'identità ebraica e la storia degli ebrei in Europa, perché l'Europa è il luogo della nascita di un'identità, se pensiamo ad Amsterdam, se pensiamo a Praga, se pensiamo a Vilnius, a grandi città ebraiche, ma l'Europa è anche il luogo della morte di quella identità, perché è il luogo dell'Olocausto, dei pogrom. E quindi il rapporto tra l'identità ebraica e l'Europa è un rapporto complesso, molto complesso, che deve fare i conti non solo con la razionalità, ma anche col vissuto. E non a caso Megnagi, introducendo questa sera, questa mattina il nostro confronto, è partito da Freud, perché è necessario anche una introspezione, un'analisi di tutto ciò che è il vissuto per individuale e collettivo della presenza ebraica nella storia europea, e l'intreccio tra la storia dell'Europa, le sue tragedie e le tragedie dell'identità ebraica, e questo come ha inciso nel vissuto delle persone e nella percezione. Vi racconto questo piccolo episodio, ma che è significativo. Io ero con un gruppo di amici ebrei la sera dell'attentato di Netanya, attentato fatto da una cellula terrorista palestinese nei confronti di un matrimonio ebraico nel quale persero la vita molte persone. Quella sera io ero con degli amici del Martin Buber e naturalmente si commentava l'episodio, e gli amici del Martin Buber e tutti lo commentavamo con grande angoscia, grande ansia, grande partecipazione.
A un certo punto in questa riunione c'era Lia Corinaldi, che qualcuno di voi forse ha conosciuto, una personalità significativa del mondo ebraico romano, dirigente politica del Partito Comunista, che ha vissuto la tragedia dei campi di concentramento, lei e la sua famiglia, eccetera. E Lia non taceva in questa serata in cui c'erano, si sovrapponevano i commenti. Poi a un certo punto ha preso la parola, ha detto sì, ma ha detto una frase secca. Ha detto sì, ma il problema è che l'Europa ci lascia soli. Si ferma e poi aggiunge, come 50 anni fa. Allora, quella frase dice tutto. Dice tutto. E questo dovrebbe essere una considerazione che in Europa si tiene conto. Ogni volta che l'Europa parla di Israele e si riferisce al mondo ebraico, deve sapere che c'è una storia che pesa. E le categorie di Cartesio non sono sufficienti. Ci vogliono anche le categorie di Freud, perché c'è un vissuto complesso, drammatico, tragico, no? Degli ebrei in Europa e nel Mediterraneo non meno, visto tutti i pogrom e le discriminazioni e le espulsioni di cui abbiamo parlato questa mattina, e che ci deve fare quindi riflettere e valutare attentamente ogni volta che affrontiamo questi temi la loro complessità e dunque derivare poi, diciamo, degli atteggiamenti sia culturali che politici che tengano conto di questa complessità. E in questo quindi c'è la necessità di ricostruire la storia del rapporto tra l'ebraismo e l'Europa, e il rapporto tra l'ebraismo e il Mediterraneo, il rapporto tra l'ebraismo e il mondo arabo, per come è stata questa storia, ricostruendo la verità e non le la verità storica, e non le rappresentazioni, come dire, demonizzanti e negazioniste che in realtà hanno negando la vera storia delle comunità ebraiche nel Mediterraneo, hanno sovrapposto una storia assolutamente non vera, che però è servita come, diciamo, alibi politico a tutto ciò che è accaduto in termini di discriminazione, di pogrom, di rotture, di scontri, di cesure, ivi compreso quanto tutto questo ha inciso sul conflitto israelo-palestinese. Quindi direi che testimonianza di quanto la ricostruzione di una storia vera sia essenziale, ce lo indica quello che accadde all'Assemblea Generale dell'ONU qualche decennio fa. Non dimentichiamo che ci fu una risoluzione dell'Assemblea Generale che definì il sionismo una forma di razzismo, quando il sionismo è stato in realtà il movimento di liberazione nazionale e sociale del popolo ebraico. Cioè, no. E quella definizione è una definizione che ha inciso profondamente poi negli orientamenti di vaste opinioni pubbliche, nelle scelte di governi, di stati, e oggi anche dalle Nazioni Unite quella risoluzione è stata rimossa, ma il fatto che sia stata adottata per un lungo periodo ha prodotto danni e guasti di non poco conto. Ecco, io penso che per questo il libro è prezioso, ed è preziosa tutta l'opera che non da oggi Davide Megnagi e molti storici e ricercatori del mondo ebraico fanno per restituirci la storia vera dell'ebraismo in Europa, nel Mediterraneo, e come radice fondamentale di civiltà e di identità che riguarda ciascuno di noi. Io ringrazio davvero tutti, ci scusiamo se la connessione di Davide non ha potuto far percepire bene le sue riflessioni conclusive. In ogni caso l'invito è a leggere questo libro, che è un libro davvero prezioso e da cui ciascuno di noi potrà trarre davvero molti insegnamenti. Grazie a Mirella, grazie a Mario, grazie a Davide soprattutto. Ho già ringraziato il direttore della Repubblica, Maurizio Molinari, per il suo contributo, e naturalmente su questi temi continuiamo a riflettere e continuiamo soprattutto ad agire. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie.